Eccoci qua con il consueto bilancio di metà anno delle mie letture. Appunto, partiamo subito perché come l'anno scorso ci sono un sacco di domande e vorrei argomentare come si deve ogni mia risposta, quindi partiamo. Miglior libro letto fino ad adesso? Nodi al pettine di Mary Oud Morell. Sapete che in generale questa autrice mi era già piaciuta col suo primo libro. Aspettavo con trepidazione di leggere questo volumetto e mi ha sorpreso tantissimo ed è risultato veramente meraviglioso da leggere quest'anno, quindi non potevo che mettere questo volumetto e vi lascio anche qua sopra la recensione che ho fatto sul canale. Miglior sequel letto per ora? Non ho intenzione e non sto leggendo saghe piuttosto che duologie piuttosto che altro. L'unico sequel che possiamo considerare sequel che ho letto quest'anno è Storia della buonanotte per bambini ribelli 2, che ho portato nei racconti secondo Joe a marzo. Diciamo che è stato carino da leggere, però sapete che mi è piaciuto molto di più il primo, c'era più l'effetto sorpresa, l'effetto trepidazione, quindi diciamo che in generale sì, devo inserirlo per forza perché è l'unico sequel che ho letto, ma non è un gran sequel per quanto mi riguarda, cioè molto bello ma fa parte di una raccolta di racconti, quindi non so che dire di più. Nuova uscita che non hai letto ma che vuoi leggere? In realtà non è una vera e propria nuova uscita, cioè non è nuovissima perché oramai è uscito da qualche mese, però mi piacerebbe moltissimo leggere il libro di Camilla Boniardi aka Camioc, ovvero Per tutto il resto dei miei sbagli. Ho seguito talmente tanto le storie di Cami su Instagram, tutta la creazione di questo libro, che sono curiosa di vedere che cosa ne è saltato fuori, anche perché sto seguendo anche di tanto in tanto delle interviste, degli articoli e via dicendo che parlano di questo libro e penso che potrebbe piacermi, anche perché alla base ci sta una storia d'amore, quindi fantastico. E solo che appunto adesso ho finito gli acquisti per il mio compleanno, non c'era spazio per questo libro, quindi più avanti sicuramente lo leggerò, probabilmente quando sarà passata l'onda di fama di questo volume. Nuova uscita che attendi con trepidazione nei prossimi mesi? Sapete che a differenza di altri booktuber non sono mai troppissimo informata sulle nuove uscite perché di norma io acquisto libri usati, io non acquisto libri nuovi perché costano molto di più, hanno un impatto ambientale molto peggiore rispetto ad acquistare usato. Non sono molto informata, sono andata a dare un'occhiata alle nuove uscite giusto per farmi un'idea, perché già un'altra volta, se non mi ricordo male, vi avevo portato questa domanda, non mi ricordo quando, forse nel Book Award, vi avevo detto la stessa cosa ed ero andata a cercare un libro che potesse interessarmi, ecco, ma in realtà stavolta sono andata a vedere, non c'è niente che mi intriga fondamentalmente. Poi so che le persone che seguo su Instagram non sono in work in progress per niente di nuovo, ecco. L'unico che potevo dire era Saggio erotico sulla fine del mondo di Barbara X, ma come sapete mi è stato appena regalato da mio fratello, quindi non avrebbe senso mettere qua, perché comunque non è da attendere, ce l'ho già sul comodino, anzi lo sto leggendo. Peggior libro: Il club degli incompresi di Francisco De Paola. Avevo fatto un post su Instagram quando l'avevo letto, non mi è piaciuto praticamente per niente, non è stato l'unico che non mi è piaciuto, però nel complesso, guardando tutti i libri a cui avevo dato una votazione molto molto bassa, è quello che mi è piaciuto di meno, perché come vi avevo detto sempre su Instagram, mi è sembrato essere un sequel di qualcosa che non avevo chiaramente letto. In più c'erano tantissimi punti in comune con il mio romanzo, anche se io e Francisco De Paola non ci siamo mai conosciuti, quindi io suppongo che sia una coincidenza, però non mi era piaciuta questa cosa, i personaggi avevano dei colpi di scena buttati lì a casaccio, non c'era una logica, si conclude in maniera sconclusionata, quindi non so che altro dire, io me ne sono liberata personalmente. Miglior sorpresa? Vi dirò, la miglior sorpresa è arrivata qualche giorno fa quando ho concluso L'ombra di Amadeus di Pier Domenico Baccalario, perché quando ho iniziato a leggerlo in realtà non mi stava attirando particolarmente, però ho detto ora abbiamo fatto 30, facciamo 31, e comunque avendo letto la storia di Capitan, la vera storia di Capitan Uncino, che mi era piaciuto, ho detto sarà più o meno sulla stessa onda, quindi in realtà sì, c'è stata un'evoluzione un po' come quella di James Fry nel suo romanzo d'origine, ma in maniera differente, perché tu ti immagini un certo tipo di storia leggendo L'ombra di Amadeus, ma in realtà vai a analizzare e a giocare con vita e morte di personaggi famosi del mondo dell'arte dell'epoca di Mozart, quindi bellissimo, e la cosa che mi ha sorpreso e anche commosso, lo ammetto, sono stati i ringraziamenti finali. Ve ne parlerò, di questo libro ve ne parlerò sicuramente più avanti. Nuovo autore preferito? Allora, a questo punto, dato che il miglior libro letto finora è quello di Mary Oud Morell, direi appunto
soprattutto questa autrice, è una bravissima autrice secondo me. Non posso annoverarla tra i miei autori preferiti, proprio in toto, ecco, però devo dire che è una bravissima autrice, quindi ho intenzione di leggere qualcos'altro di suo. Nuova crush letteraria. Credo di essere un po' vecchiotta per le crush letterarie, dei libri che ho letto fino ad adesso non c'è nessun tipo di personaggio che mi abbia crushato il cuore. Nuovo personaggio preferito, James Fry. James Fry, sapete perché è il mio personaggio preferito, ve ne ho parlato nella recensione della sua storia d'origine, ovvero la vera storia di Capitan Uncino, e quindi non sto qua a tergiversare su quanto mi piace questo personaggio e la sua crescita, su quanti significati ci siano nascosti dietro questo personaggio. Penso che tra i personaggi che ho analizzato fino ad adesso lui sia il migliore, quello costruito meglio secondo me, quindi sì. Lui. Un libro che ti ha fatto piangere, vorrei dire L'ombra di Amadeus di nuovo, perché sui ringraziamenti ho pianto, come vi ho detto, ma in realtà ve ne porto un altro dello stesso autore, ovvero Tutti i giorni sono dispari, appunto, di Pier Domenico Baccalare. Una storia commoventissima che parla di immigrazione, del viaggio di un profugo dal suo paese d'origine fino all'Italia, che lui vede come un paese dalle mille ricchezze e super fortunato, quando noi italiani invece ci viviamo dentro e siamo convinti di vivere in un paesaccio, ecco, per essere fini. Quindi è un libro molto delicato, toccante, però allo stesso tempo ha dei passaggi molto crudi e spaventosi. Mi ha commosso leggerlo, mi ha commosso, era molto realistico, quindi non potevo fare a meno di sentirmi toccata, ecco. In ultimo, ultima domanda, un libro che ti ha reso felice, una rilettura che mi ha reso estremamente felice, perché mi sono messa a ridere come una cretina per la seconda volta, per la seconda lettura praticamente, nonostante praticamente conoscessi già le battute, Affari di famiglia di Francesco Muzzo Pappa, un autore che secondo me, per quanto riguarda lo humor e il black humor, è una vera garanzia, quindi quello sicuramente è il libro che mi ha reso più felice, inteso come divertimento, ecco. E questo è quanto, spero che questo tag vi sia piaciuto, fatemi sapere quali sono le vostre risposte qua sotto nei commenti e cosa ne pensate delle mie. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un pollicino di supporto. Se pensate che questo video possa interessare i vostri amici, parenti e conoscenti, condividete questo video su tutti i vostri social. E se vi piace questo canale e quello che faccio sulla piattaforma, iscrivetevi e cliccate sulla campanella, perché mi inceppo sempre su cliccate. Noi ci vediamo giovedì 8 luglio con Gio Consiglia, dedicato a Instagram questa volta, quindi non mancate. Invece il prossimo tag sarà ovviamente il 6 di agosto. Un bacione e ci vediamo alla prossima!